Ma che bel bioma che è questo, Dunisiani? Basta! Allora, oggi dovrei affrontare le mie sfide! Io sono questo pianeta ed ora io ti incarico di venire a giocare. Sono enorme! Vedi questo pulsante? Premilo! E ti teletrasporterà in uno dei miei dungeon! Cosa? Ma dove caspita sono finito? Ma che cos'è sto coso? Oh mio Dio, ma che cos'è? Certo che è proprio orribile questo coso, ma che caspita c'ha in testa? Sembra un c***o. Che cosa brutta. Vabbè, aiuto, com'è che faccio? Ma poi che strani minerali sono questi, scusatemi. Allora, proviamo ad andare qua in fondo. Questo è un dungeon, mi ha detto il pianeta, ma infatti si vede. Però non mi sembra così pericoloso. Ma scusate, perché le porte sono state messe così? Ma scusate, ma sono imbecilli, ma chi caspita è che si è ideato questo meccanismo stupido? Ma allora scusate, ma allora io mi metto una porta davanti, ma cioè è come dire, oh guarda, qua c'è una porta, no? Qua c'è una porta, però tanto qua posso andare così, cioè vabbè, allora grazie di aver messo la porta, no? Poi questa porta è stata pure messa, ma vabbè, io userò le porte. Vabbè, molto difficile, è stato un dungeon veramente stratosferico, davvero. Cioè, niente pop, cioè, oh, scusate, ma ci sono scemi allora, ci sono proprio idioti. Ma, cioè, vi rendete conto di quanto diamante rosso mi ha dato? Perché questo è il diamante rosso, voi non lo sapete, Dunisiani, ma questo si chiama diamante rosso. Quanti materiali mi sta dando? Ma sono pazzi, pazzi malati di mente. Vabbè, io sono felice per tutto questo materiale. Sono davvero tanto felice. Grazie, grazie mille, signori. Ah, qua si prosegue! Proseguiamo! Scusate, ma questo è un altro di quegli alieni molto belli. Allora, qua c'è attenzione, Dunisiani, perché qua c'è un'infestazione di quei cosi. Cioè, non so se avete presente, ma qua si fanno tutte delle orge, no? È molto... ok, bello, bello, sì. Caspita, ma questo è il posto dove vivono questi schifi, no? Ditemelo, perché allora, cioè, abbiamo qualche problemino, eh? Cioè, giusto poco. Vabbè, adesso però, ma porca miseria, questi pulsanti... ma che bella questa armatura, è bellissima! Adesso però, mi raccomando, proseguiamo per vedere cosa c'è nel tunnel della morte, sembra, perché c'è la lava, stiamo attenti, perché se no poi dopo va a finire male. Io per fortuna, chissà come ho un secchio di acqua in mano. Scusate, ma qua hanno di nuovo messo delle porte a caso. Ma allora, io... Chi è stato a fare questo dungeon, pianeta bellissimo e simpatico? Allora, tu le porte per bloccare il dungeon, non so, devi metterle qua. Non è che le puoi mettere, non lo so, in Svezia. Se il dungeon è qua, le metti qua, perché altrimenti non funzionano le porte. Non so se sai come funzionano delle porte, no? Cioè, mi sembrava leggermente ovvio. Comunque, vabbè, molto belle queste porte. Vabbè, bello, bello, sì, Dunisiani, sì, noi diciamo che è bello. Allora, questo cosa sarebbe? Domanda. Una cassa. Ah, sì! Ah! Scusate, non lo faccio più, però ah, che buona la telekill, perché adesso forse dovremmo, mi sa che dobbiamo affrontare, giusto pianeta? Dimmi se è vero. Sì, cretino. Ma che cappero vuoi da me? Per non dire qualcos'altro, perché siamo su YouTube. Allora, devi affrontare gli SCP durante la notte. Ok, d'accordo pianeta, va bene, hai ragione tu. Allora, per tornare, ok, premiamo questo pulsante. Sì, premiamo questo pulsante. Ma perché non funziona? Mi scusi, signor pianeta, porca miseria. Forse sarà questo allora. Perfetto, era quello ovviamente il pulsante. Ma che, cioè veramente, ma c'era scritto per tornare freccia, non so. Silenzio! Oh, stupido idiota, oh, non vedi che è notte? Devi affrontare gli SCP. Forza! Pensa agli SCP, cretino. Certo che questo pianeta Dunisiani è proprio antipatico, maleducato, nessuno gli ha insegnato niente. Allora, come ti permetti? Brutto cretino. Vabbè, allora, forza, adesso dobbiamo stare attenti agli SCP, perché questi SCP ci porteranno alla brutta sorte.
Sì, proprio così. Allora, quindi, da un momento all'altro potrebbe arrivare un SCP che da dietro ci fa cose brutte. Quindi veloci, scaviamoci questo buco, forza. Non dobbiamo uccidere, cioè nel senso sì, gli SCP li dobbiamo uccidere, ma non dobbiamo morire noi. Sì, è proprio così, perché ovviamente se moriamo noi, poi dopo siamo, cioè nel senso sono stupido io in realtà perché sto giocando io. Però avete capito, no? Non è che posso morire, perché poi dopo finisce, perdo la sfida, non voglio perdere la sfida. Questa sfida è fatta per sopravvivere. Mi raccomando, stiamo attenti. Se vedete che a volte guardo là è perché c'è il mio timer bellissimo che mi dice tutto il tempo. Molto bello, sì. Allora, adesso stiamo attenti. Organizziamoci bene l'inventario. Allora, qua abbiamo il secchio d'acqua che mi tengo. Abbiamo due costoletti di maiale molto buone. Poi qua abbiamo queste cose qua che io direi di fare. Credo che non funzioni così questo legno. A noi che cosa ce ne frega, scusate. Se noi abbiamo una possibilità di sconfiggere gli SCP che stanno per arrivare con questa telekill, noi la utilizzeremo ovviamente. Non ci faremo da parte, assolutamente no. Ma da dove mi sono apparse queste mele? E io comunque fuori ho sentito una specie di rumore. Aspettate che vado a controllare perché è meglio essere sicuri. Eccoci appunto, no. No, 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 che caspita è. Oh mio Dio. No, 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 questi sono i killer del sonno. Oh. Allora, scusate, mining fatigo. Allora, ho degli effetti, allora. Io non so se è... Allora, questo dovrebbe essere il Pink Flamingo. Però qua, secondo me, ci sono anche dei killer del sonno. Sì, vedete, perché sono invisibili. Vedete? E poi mi sta dando anche effetti, ma io non so se è lui. Allora, scusate, ma mi sto abbastanza inquietando. Stiamo attenti, perché già qua sto borbottando, tipo sto balbettando in realtà, però è una cosa leggermente diversa. Allora, diamogli un pugno, perché la sfida prevede questo, dobbiamo uccidergli gli SCP. Però prima vediamo se è pacifico o meno. Allora, se io gli do un pugno non è che succede qualcosa. Certo, è abbastanza inquietante, scusa, ma cosa vuoi? No, è via. Cioè, scusate, no, io mi sto cagando addosso. Aiuto. Io ho come uno strano presentimento. Secondo me sta per succedere qualcosa di brutto. E non voglio che succeda questo. Oh mio Dio, no. No, allora mi sto davvero spaventando, perché scusate, ma è veramente terribile questa notte. Cioè è veramente spaventosa. È una cosa che davvero fa tanta, almeno a me fa tanta paura. Non so spiegarmi. Allora, scusatemi. È una modalità secondo me molto molto difficile questa qua. È davvero complicata secondo me ed è davvero spaventosa. E quindi spero proprio con tutte le mie speranze di riuscire a sconfiggere queste SCP che stanno per venire. Oh mio Dio. Ok, perché mi sto già cagando addosso. Prima stavamo ridendo, ora non più, perché sta succedendo una cosa molto inquietante. Perché gli SCP... Allora, immediatamente andiamo sottoterra. Immediatamente. Oh, ho sentito di nuovo un altro rumore. Attenzione, allora, Dunisiani. Via! Oh mio Dio. Allora, porca di quella miseria. Oh mio Dio. Allora, è stata una cosa vera. No. Allora, mi sto sentendo male. Allora, mi sono davvero spaventato. Infatti, non so se vedete, perché secondo me qua sulla mia faccia si vede leggermente qualche emozione brutta. Allora, io non mi aspettavo che ci fosse l'Old Man. L'Old Man. Non so se ci siamo capito. Ripeto, l'Old Man qua fuori. Qua fuori, ok? Lui era qua e io ho aperto. E stava entrando. Per fortuna ho avuto la prontezza mentale di dire: prendo la telekill e uso l'attacco secondario, così lo tolgo per sempre. Per fortuna! Perché altrimenti sarei stato spacciato. No, veramente, Dunisiani, questa modalità fa davvero divertire all'inizio, ma poi fa davvero tanta paura. Fatemi sapere se volete che io riporti di nuovo un altro episodio di questo genere. Ormai è giorno, quindi non so, sentiamo cosa dice il pianeta. Ah, bravo, in effetti vedo che ti sei divertito e alla fine sei stato bravo, quindi puoi andartene. Ciao. Ma alla fine comunque vedo che questi pianeti non è che sono... Cioè, quando finisci la sfida, capito, tu te ne puoi andare, però prima no. Comunque dopo la paura iniziale
Adesso si sta meglio. Se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete tastiera nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video di Unisiani. Ciao!